Quest'anno inaugureremo con West Side Story, diretta da Wayne Marshall, che è il massimo dell'espressione della musica di Bernstein. Avremo un'opera contemporanea scritta per il Carlo Felice, che è Miseria Nobiltà, che riprende ovviamente quello che tutti si ricordano della commedia di Scarpetta nella realizzazione del film con Totò. Dopodiché facciamo La Rondine, che è stata cancellata l'anno scorso, che è un'opera che qui al Carlo Felice non è mai stata eseguita, e di contorno Rigoletto, Traviata, Lucia di Lammermoor, con grandi nomi della lirica, grandi interpreti a partire dalla signora De Via, Leonucci, Carlos Alvarez, Sergio Albero. Insomma, sarà una stagione con grandi voci, grandi direttori e anche dei titoli molto interessanti. Colta e popolare, cerchiamo pubblico nuovo oltre che accontentare il nostro pubblico tradizionale. Noi abbiamo avuto già nella stagione scorsa un aumento del pubblico e un aumento soprattutto di pubblico nuovo. Noi faremo oggi una cosa abbastanza che non si fa al Carlo Felice da molto tempo, ed è nominare il direttore principale dell'orchestra, che da oggi è Andrea Battistoni. Per i prossimi 2 anni, dopo 10 anni, l'orchestra del Teatro Carlo Felice torna ad avere un direttore principale. E direi che è una buona apertura di stagione, è passato un anno rispetto alla conferenza stampa della stagione scorsa, e direi che in questo momento, nella presentazione di questo calendario, abbiamo una serenità che l'anno scorso non c'era, perché nel frattempo, con un lavoro che è stato un lavoro meticoloso dietro le quinte di tutti quanti noi, si è riusciti ad avere lo sblocco dei fondi della legge Brai, che è la grande novità di quest'anno ed è la boccata d'ossigeno per questo teatro, che ci permette di guardare avanti e di rimetterlo in moto, diciamo. E quindi questo è un dato sicuramente rilevante. Poi c'è ovviamente quello che è il programma, che basta scorrerlo per capire che c'è una grande commistione di tradizione, dei titoli grandi ovviamente della lirica, quelli tradizionali, ma anche di innovazione, quindi la cultura alta insieme a qualcosa di più popolare, che deve essere quello che questo teatro deve fare.